Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Ormai ci siamo, la next gen è ufficialmente arrivata e ci troviamo in due settimane cruciali per quanto riguarda il settore dei videogiochi. Con l'uscita dei nuovi hardware, Sony e Microsoft stanno gettando le basi per gli anni a venire, mentre Nintendo, dopo diversi mesi di annunci incessanti, sembra essersi calmata in previsione di un 2021 a dir poco esplosivo. Sarà interessantissimo vedere i dati di vendita di Serie X e PlayStation 5 nelle prime settimane di vita, ma anche e soprattutto nel medio periodo, per capire se effettivamente il pubblico è ben disposto verso questo cambio generazionale che un po' fatica a trovare la sua ragion d'essere. Quello che adesso possiamo analizzare sono i numeri di Nintendo Switch relativi all'ultimo trimestre appena passato, che oltre a segnare dei record impressionanti, possono tornarci d'aiuto per immaginare in modo un po' più concreto le prossime mosse dell'azienda di Kyoto. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Nintendo ha rilasciato i dati ufficiali relativi alle vendite di Nintendo Switch. Come era facile immaginare, la scalata al successo della console ibrida procede inarrestabile. Con 68 milioni di unità vendute, Switch è diventata ufficialmente la seconda console fissa più venduta di tutti i tempi della scuderia Nintendo, superando il NES e posizionandosi dietro alla Wii e ai suoi 101 milioni di console piazzate. Sebbene raggiungere e superare l'impressionante cifra di ben 154 milioni, totalizzata da tutta la famiglia degli hardware DS, sia un traguardo difficilmente raggiungibile, non vedo così improbabile il superamento della Wii entro la fine del ciclo vitale della console, soprattutto se nel prossimo anno verrà rivitalizzata da una eventuale revisione Pro o Plus. In questo trimestre Switch ha totalizzato quasi 7 milioni di unità spedite, un successo senza precedenti da qualsiasi punto di vista lo si guardi. È un netto aumento rispetto all'anno scorso, dove grazie all'introduzione della Switch Lite le vendite avevano subito un incremento del 50%, ma anche rispetto al precedente trimestre del 2020, dove grazie ai 3 milioni e mezzo di copie vendute di Animal Crossing erano state piazzate la bellezza di 5,68 milioni di unità. Ed è forse questa la novità, anzi la conferma, rispetto all'era Wii che più dovrebbe interessarci. Anche i software vendono benissimo. I 26 milioni di copie vendute di Animal Crossing fanno sinceramente paura, un titolo che si è rivelato una vera e propria killer application per Switch e che molto probabilmente, grazie al periodo delle vacanze natalizie, diventerà il software più venduto in assoluto, arrivando a superare anche i quasi 29 milioni di copie di Mario Kart 8 Deluxe. Ma le ottime vendite non riguardano esclusivamente le novità proposte quest'anno, e anche titoli usciti nel 2017 e nel 2018 continuano a incrementare senza alcun accenno di cedimento. Nel semestre che va da aprile a settembre, ben 15 titoli first party Nintendo hanno superato il milione di copie vendute, un traguardo per nulla scontato. Se nella top 10 dei titoli più venduti di sempre fa piacere vedere, accanto ai mostri sacri, nomi più inaspettati come Super Mario Party e Splatoon 2, i dati di vendita dei singoli giochi vanno contestualizzati anche all'interno della personale storia del brand. Questo perché qualsiasi saga arrivi su Switch raggiunge un bacino di pubblico altrimenti impensabile. Origami King, ad esempio, ha battuto tutti i record di vendita della serie nella finestra di lancio e potrebbe tranquillamente diventare l'episodio più venduto in assoluto, arrivando a superare persino Super Paper Mario uscito su Wii. Stesso discorso per Pikmin 3, che nonostante un inizio sottotono ha tutte le carte in regola per diventare il gioco più conosciuto del brand, nonostante si tratti di una remastered. Anche Fire Emblem Three Houses ha raggiunto la vetta della serie con oltre 3 milioni di copie vendute, superando seppur di poco gli episodi per 3DS. Non sottovalutiamo poi che nella lista dei milionari ci sono anche esperimenti molto più di nicchia, come 51 Worldwide Games, Xenoblade Chronicles Definitive Edition e Ring Fit Adventure. Quello che voglio dire è che la buona salute di cui gode la console si riflette automaticamente in un'ottima ricezione da parte del pubblico di giochi che altrimenti rischierebbero di passare inosservati. E se brand vendono, non ci sono motivi per cui Nintendo non dovrebbe continuare ad investire seriamente su IP minori. E perché no, anche decidere di riprendere in mano dei capolavori del passato dimenticati da tempo. Nintendo, insomma, nel disastro della pandemia è uscita a testa alta dalla crisi e l'incremento delle vendite in digitale non è certo casuale, ma non dimentichiamoci che siamo alle porte di alcuni mesi cruciali per il mercato videoludico.
Tra la 3D All Stars Collection, che macina numeri impressionanti, l'imminente uscita di Hyrule Warriors e bundle appositi che verranno pubblicati nelle prossime settimane, l'azienda di Kyoto si sta preparando al meglio per affrontare il Black Friday e le vacanze natalizie, e qualcosa mi dice che l'attuale trimestre infrangerà tutti i record di cui abbiamo parlato oggi, con un 2021 potenzialmente esplosivo, dove figurano però ancora troppi titoli in sospeso, e un avvicinamento al mondo del cloud, la next gen non fa più tanto paura, e sebbene l'azienda di Kyoto si sia messa in una posizione in un certo senso trasversale al mercato, questa sua scelta potrebbe essersi rivelata una mossa più che saggia. Attendendo i primi risultati degli hardware di nona generazione, intanto vi chiedo, cosa ne pensate dei risultati di Switch e secondo voi fino a dove riuscirà ad arrivare il libro da di Nintendo? Come al solito vi aspetto nei commenti e vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Vendite, Michele Record, ciao!